Mi chiamo Paolo Castelli, ho 28 anni e vengo da Roma. La mia esperienza con il servizio civile è stata in Bosnia e Erzegovina, per essere più precisi a Sarajevo, che poi è la capitale appunto della Bosnia e Erzegovina. Sono stato lì per un anno, l'ho scelta perché era un'ottima unione fra i miei studi, sono laureato in storia con specializzazione appunto in storia dell'Europa orientale e le mie varie esperienze di volontariato, principalmente portate avanti con appunto i migranti. Proprio a Sarajevo avevo la possibilità infatti di prestare servizio sia in un centro giovanile, Giovanni Paolo II, che si occupava di fare appunto dialogare i giovani di differenti etnie o orizzonti culturali che appunto compongono la Bosnia e Erzegovina attraverso attività giovanili, sportive o culturali, e nel campo profughi di Ušćevac, che è alla periferia di Sarajevo, uno dei punti focali della rotta balcanica. All'interno di questo centro la Caritas, grazie a una dotazione di Papa Francesco, ha aperto un social corner, che è appunto uno spazio di socializzazione e possiamo dire di distrazione, un angolo di umanità all'interno di, come dire, complicati campi profughi che appunto popolano la rotta balcanica. All'interno di questo spazio io ero appunto un operatore e mi occupavo di fornire assistenza, possiamo dire, psicosociale alle persone in transito sulla rotta balcanica attraverso la distribuzione principalmente del tè, non solo come bevanda ma anche proprio come momento di incontro e di socializzazione per i migranti stessi, e poi con attività molto varie, corsi di italiano piuttosto che attività sportive, giochi da tavola e semplicemente, come possiamo dire, anche momenti di conversazione proprio per facilitare l'incontro e il dialogo con le persone in transito nella rotta balcanica. Ha portato tantissimi frutti diversi, diciamo, nella mia vita. Mi ha permesso innanzitutto di poter vivere a Sarajevo, che era uno proprio degli obiettivi, ma possiamo dire dei sogni della mia vita, e di poter, come dire, portare la mia conoscenza di quel paese, di quel contesto, da un lato più teorico di studi a un lato tra virgolette pratico di esperienza quotidiana e di vissuto, e questo vale sia per la storia della Bosnia che per quanto concerne la rotta balcanica. Ho avuto finalmente la possibilità di vedere cosa si celava tra virgolette dietro ai libri, e quindi questo è stato già di per sé un qualcosa di impagabile. E oltre a questo, in generale è stato proprio un anno di educazione alla pace, sostanzialmente, nel senso che sia la storia della Bosnia e Erzegovina che la storia delle migrazioni è ovviamente intrecciata ai fenomeni bellici che purtroppo caratterizzano il momento storico che stiamo vivendo, oltre che anche le catastrofi climatiche e le varie problematiche per cui tantissime persone nel mondo sono costrette a migrare. E appunto quello che ho detto prima è stato un approfondimento pratico a tanti anni e tanti momenti di studio. Consiglio fortemente l'esperienza del servizio civile, che sia universale o che sia anche quello nazionale, per tantissimi motivi, principalmente per uno. Io credo molto nella necessità dell'individuazione, dell'autoconoscenza di ognuno di noi, e credo che proprio la possibilità che il servizio civile ti dà di entrare in contatto con le marginalità, le diversità, le fragilità possa proprio costituire un momento fondamentale di autoconoscenza, perché appunto conoscendo le diversità, le marginalità, le fragilità si ha modo di accedere alle proprie parti più, appunto, più fragili, più marginali, più diverse, e credo appunto che proprio questa esperienza di conoscenza di diversità apparentemente così grandi permetta poi di accedere a una conoscenza di se stessi migliore, più grande, e quindi appunto conoscere l'altro vuol dire conoscere se stessi, e credo che il servizio civile in quest'ottica sia un'esperienza fondamentale. Io ho fatto il servizio civile con Caritas Italiana, sostanzialmente è come se fossi passato dalla Caritas Italiana alla Caritas Diocesana di Roma, nel senso che mi è stata data l'opportunità di collaborare come tutor all'interno del progetto Emergenza Ucraina, che si occupa ovviamente dell'accoglienza degli ucraini che stanno arrivando in Europa, in Italia, ma in questo caso a Roma, a seguito ovviamente del tragico evento che tutti conosciamo, ovvero la guerra. E proprio appunto da operatore con Caritas Italiana in servizio civile sono diventato appunto un operatore della Caritas Diocesana di Roma con appunto gli ucraini che stanno arrivando in Italia.
Onestamente io non so se realmente il terzo settore possa, come dire, continuare a essere la strada della mia vita per sempre. In questo momento lo è e al netto di tantissime difficoltà che questo mestiere comporta, sono felice di continuare appunto a operare in questo settore.